Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi voglio parlare di un argomento molto interessante. Vi parlerò del Golodomor. Non voglio spiegarvi cosa sia stato il Golodomor, cosa sia stata questa tragedia, quanta gente è stata coinvolta, ma è mia intenzione spiegarvi come questo fatto attualmente venga utilizzato per strumentalizzare tutta una serie di avvenimenti. Fa parte di una strategia geopolitica ed è essenzialmente un qualche cosa atto a strumentalizzare le masse, a zombizzare la gente. È importante riuscire a capire questo perché in Ucraina è in atto un disegno ordito dagli americani, in primis, ordito dagli USA. Dietro c'è la troica. In particolare vi è dietro con un organismo che è il Fondo Monetario Internazionale e questa gente qui, queste strutture, sono essenzialmente delle strutture nelle quali la strategia geopolitica è un qualche cosa che fa parte del loro vivere quotidiano, un qualche cosa che da noi non può essere percepita perché è molto distante da quello che è la nostra realtà. Tuttavia ci coinvolge giornalmente in tutto quello che facciamo, noi siamo coinvolti in situazioni che vengono create ad arte per plasmare le masse, per plasmare la gente. Perché vi dico ciò? Perché è un qualche cosa del quale è difficile rendersene conto. Anch'io me ne sono reso conto tardi, nonostante sia una persona che si è sempre interessata degli avvenimenti internazionali, dei fatti, ha scritto molto circa diverse guerre, ha scritto tantissimo, ha letto tantissimo, si è informata tantissimo, però tante cose, tanti meccanismi erano essenzialmente all'oscuro della mia persona. Io non ero in grado di riuscire a comprendere certe macchinazioni fino a che un giorno sono stato, per così dire, ispirato, illuminato in una situazione che vi voglio raccontare. Io mi trovavo a Kutaisi durante la guerra dell'Ossetia del Sud e venivo ospitato per alcuni giorni da un cicciobombo, un ginecologo, una persona per certi versi simpatica, che era appassionata di diplomazia. Mi ha mandato a dormire in soffitta nel solaio. Chiaramente era una situazione, vi era una guerra in corso, una situazione difficile. Io sono andato lì proprio perché volevo vedere alcune cose, volevo fare delle interviste, interessarmi e diciamo io ero ospite, però mi sono dovuto anche adattare. In questa soffitta io poi sono una persona molto curiosa, a me piace interessarmi, cercare sempre di apprendere, perché chi è consapevole di essere ignorante è una persona che cerca di sopperire alla propria ignoranza cercando sempre delle informazioni. Chi in realtà non è ignorante è semplicemente perché non è consapevole di essere ignoranti, perché tutti siamo ignoranti. Bisogna vedere di quale sfera dello scibile, di quale sfera del sapere parliamo, perché tu puoi essere una persona letterata, però non sai niente di fisica, di matematica, sei ignorante in quella determinata sfera, oppure sei una persona molto azzeccata, che ne so, nei calcoli, però sei ignorante dal punto di vista, non so, della cultura religiosa, non sei una persona che te ne intendi, che ne so, di studi biblici e compagnia bella. In qualche sfera dello scibile siamo tutti ignoranti, anzi sono più le cose in cui siamo ignoranti che le cose in cui noi siamo azzeccati e riusciamo ad entrare dentro nell'argomento. Anche un grandissimo professore, che ne so, della fisica, che diciamo impegnato nello studio di quelle cose che sono infinitesimamente piccole, sa di essere ignorante, perché noi siamo arrivati a studiare la cellula, sotto la cellula c'è la molecola, sotto la cellula più piccola ancora troviamo l'atomo, più piccolo dell'atomo troviamo i bosoni, andiamo sempre nel
nel più piccolo, nel più piccolo, però noi quanto siamo riusciti ad ingrandire di quello che esiste del nostro essere percettivo? Meno dell'uno per mille, perché potremo sempre andare ad ingrandire, ingrandire, ingrandire. Troveremo sempre un qualche cosa di più complesso da riuscire a capire, ragionare, di cui noi attualmente non ne siamo a conoscenza. Per cui una persona che non si sente ignorante essenzialmente è una persona che non ha desiderio di apprendere. Io ero in questa soffitta e ho visto un'enciclopedia enorme, bellissima, con dei tomi grossi così, verdi, anche con una bella rilegatura. E ho detto, guarda qui un'enciclopedia. Quando vedo un'enciclopedia, a me piace anche solo, ma non piace guardare la televisione, non ho la televisione, non la guardo mai, non sono una persona che è abituata ad apprendere informazioni degli input passivamente, per cui TV, giornali, i media, i mezzi di informazione tradizionali a me non mi toccano. Preferisco andarmi a guardare le cose e sono un amante anche delle enciclopedie, dei testi strani. Vado ad aprire questa enciclopedia qua, guardo come si intitola. In realtà non era un'enciclopedia, era un vero e proprio trattato sulle strategie geopolitiche, su come circuire la gente, su come plagiare le masse. Era un qualche cosa che io non sospettavo neanche che esistesse. Se esiste un qualche cosa di simile, se esistono dei volumi, erano scritti in russo questi volumi qua, erano, diciamo, una raccolta sicuramente che farà parte di tantissimi che fanno carriera diplomatica in Russia o che l'hanno fatta nell'Unione Sovietica. Era un qualche cosa di molto completo, molto dettagliato, e ho detto, se esiste questo genere di informazione, questo genere di indottrinamento, esiste anche poi chi queste cose le applica. Non è un qualche cosa di astratto, perché l'impegno, lo sforzo nel creare una sorta di enciclopedia Treccani su come plagiare le masse, sull'arte della diplomazia e queste cose qua, è uno sforzo che sicuramente è destinato a delle entità che esistono, per cui ci sono dei giochi di potere, dei giochi di cui noi come popolazione ne facciamo parte perché siamo noi l'oggetto del plagio. Ci sono dei giochi che esistono e sono essenzialmente celati a noi, sono all'oscuro di quello che riesce a percepire la gente normale come me. Da quel giorno lì, scoperto che vi era sicuramente dietro, vi fossero delle persone che studiano queste cose, ci sono delle organizzazioni di cui io ne avevo sentito parlare, ma poteva per me sembrare una leggenda, ci sono essenzialmente delle entità che mirano a costruire dei quadri geopolitici ad arte, e questi piani qua durano anche dei decenni. Sono piani che si portano avanti anche per 40 anni, per 50, per 20 anni. Sono dei piani orditi ad arte, a tavolino, per creare delle situazioni atte a plagiare la gente. E questo Golodomor, poi io mettendo assieme tutte le tessere del puzzle, perché il Golodomor è una tessera del puzzle, fa parte esattamente di un quadro di questo tipo. Il Golodomor che cos'è stato? Il Golodomor è stato essenzialmente una cosa terribile, un male, un qualche cosa che fa ribrezzo, un qualche cosa che può essere strumentalizzato quindi per puntare il dito, per additare coloro che sono i fautori di questa cosa qui, anche se non esistono più, non esiste più un collegamento materiale. Vengono additati in modo per poter individuare un cattivo nella società attuale. Bisogna innanzitutto anche tenere presente che il Golodomor, nei fatti, è stata un'opera dello stalinismo, è stata un'atrocità dello stalinismo. Ma Stalin chi era? Stalin, lui era un georgiano, il braccio destro di Stalin, diciamo,
la persona esecutiva era Beria. Beria chi era? Un megrello, ovvero un altro georgiano. Diciamo che in quel momento lì vi era una nomenclatura, un'elite di georgiani, non russi, che hanno ordito questa macchinazione qui del Golodomor. Tuttavia, nell'immaginario collettivo, il Golodomor è stato per gli ucraini ad arte utilizzato come arma contro i russi. Paradossalmente, se andiamo a vedere la cosa, attualmente chi sono i più grandi sostenitori degli ucraini dal punto di vista dei golpisti ucraini, dei cosiddetti golpisti di Kiev? Chi sono? Saakashvili, ovvero i georgiani. Sono loro i migliori amici attualmente degli ucraini, perché anche in Georgia, in questo momento qui, abbiamo al potere un burattino, ovvero Saakashvili, essenzialmente quello che è successo anche in Ucraina, solamente che la prima volta con la rivoluzione arancione, che è una rivoluzione pacifica studiata d'arte, hanno fatto Cilecca, ci hanno riprovato e hanno creato una rivoluzione che di fatto è stato un golpe. E la gente ha appoggiato questo golpe perché essenzialmente negli anni, in questo ventennio, è stato ordito un piano per disegnare i russi come un nemico da battere. È stato creato il nemico russo. Il Golodomor rientra in questo quadro, in questo schema. Non importa che poi fosse un qualcosa ordito in realtà da dei georgiani. Stalin era un georgiano, che a quel tempo lì Mosca fosse la capitale era solamente un dettaglio. Se ipoteticamente fosse stata la anziché Mosca la capitale fosse stata Kiev, allora cosa facciamo? Additiamo tutti gli ucraini, andiamo e li ammazziamo perché sono loro la causa del Golodomor, del male? Non c'entra niente, era solamente un dettaglio che a quel tempo lì Mosca fosse stata la capitale, tant'è che tra l'entourage di Stalin vi erano tranquillamente anche degli ucraini. È un qualche cosa che va oltre questa tragedia del Golodomor, oltre l'identificazione di una nazionalità, è stato un qualche cosa di terribile di cui attualmente i russi non possono essere considerati come ereditieri di una responsabilità, perché essenzialmente loro sono stati anche una vittima e sono stati più vittima loro che gli ucraini del Golodomor. Ve lo spiego anche perché attualmente in Ucraina, cosa si intende per Ucraina? È essenzialmente una entità geografica. In Ucraina vivono più gente, secondo i dati, non parlo quelli ufficiali perché sono taroccati, indipendenti. La prima lingua parlata in Ucraina è il russo, ma è chiaramente russo perché tutte le città ucraine, eccetto Leopoli e Ivano-Frankovsk, sono città che sono sempre state russe anche sotto gli zar. A dire la verità, sarebbe la Russia da considerarsi come una colonia ucraina, perché la Russia trae origine essenzialmente dalla Ucraina, mentre quelli che attualmente noi chiamiamo come ucraini in realtà sono il popolo ruteno. Essenzialmente gli ucraini sono il popolo ruteno, Ivano-Frankovsk e Leopoli, Lviv per intenderci, che hanno cambiato nome sempre per all'interno di questo schema, di questo quadro geopolitico, all'interno di questa architettazione è stato cambiato il nome al popolo ruteno, che è un piccolo popolo che abita una piccola parte dell'Ucraina e poi vive anche negli altri stati. È stato cambiato il nome a questo popolo in ucraino nel 91 in modo da legittimare a una classe privilegiante il dominio di un territorio che si chiama Ucraina. In realtà il territorio che si chiama ucraino è sempre stato abitato da quelle persone che adesso parlano russo o comunque sia parlano un dialetto russo o comunque sia sono persone molto più affini alla Russia che ai ruteni. E questo che volevo dire, i ruteni in realtà sono più affini al cosiddetto ex impero
austro-ungarico possono essere più affini anche alla Lituania, al cosiddetto Granducato di Lituania e Polonia, che comprendeva, che essenzialmente poi era un impero molto grande, che comprendeva anche parte dell'Ucraina, ma una piccola parte dell'attuale Ucraina. Vi sono quindi dei giochi che consistono, dei giochi, delle macchinazioni, scusate, che consistono nel manipolare le masse e zombizzarle affinché esse vengano spinte a creare delle vere e proprie rivoluzioni, a volgere delle situazioni a favore di determinati organismi che tramano, nel nostro caso, contro la Russia. Un'altra cosa che fa parte di questa macchinazione, ed è un qualche cosa che viene, diciamo, utilizzata sempre in questi eventi in cui possono durare anche dei ventenni, atti a sovvertire un determinato sistema, volgerlo in favore di determinati soggetti, sono il riuscire a modificare una determinata etnia. Mi spiego bene: tu sei una persona di lingua russa, io ti obbligo per generazioni a imparare l'ucraino, te sei obbligata ad imparare l'ucraino, io ti faccio una ucrainizzazione. È un'altra cosa invece che viene utilizzata sempre a tali scopi, è anche quella di far ricadere le persone sotto una determinata influenza religiosa. Ecco, questo è un po' quello che io volevo dire. Chiudo qua il video perché avrei sull'argomento tante cose da dire, non le dico, sennò poi diventa anche troppo complesso da capire. Io spero di aver spiegato bene questo argomento, perché quando qualcuno utilizza questa parola attualmente, sono persone zombizzate. Guarda caso, se si tratta di italiani, sono italiani che essenzialmente sono infatuati di donne basate a Leopoli o Ivano Frankovsk, ovvero gente plagiata da anni e anni di operato volto a plasmare questa gente qua. Io sono stato nell'Ucraina occidentale durante il Golodomor. So cosa, io ho visto, io davanti ai miei occhi vedevo solamente tanta gente zombizzata che scendeva in strada per sostenere un qualche cosa, un ricordo legittimo. Non bisogna dimenticare queste tragedie, perché nulla della storia va dimenticato, però il fine era il fatto che queste persone qui venivano zombizzate, non venivano mandate in piazza per sostenere un ideale, un ricordo storico, ma per far affiorire un odio verso un popolo fratello. Questo è quello che è accaduto in Ucraina. Riflettete su questa cosa qua e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao.